contemporanea sarà brevissima e molto semplice. Officina, perché vuole essere un territorio di sperimentazione e quindi non semplicemente una calendarizzazione di eventi che già esistevano, ma una piattaforma per poter dialogare tra di noi e con la città contemporanea, perché la città di Gallarate non è una città turistica, è una città che però si caratterizza all'interno della Lombardia per l'attenzione ai linguaggi contemporanei. Gallarate, questo ha una grande tradizione, cioè la cultura è anche qualità della vita, la cultura è anche la possibilità per le associazioni di fare ciò in cui credono, ciò per cui si impegnano e che fanno con grande entusiasmo e sostanzialmente senza risolvere di alcun tipo. Hanno partecipato, devono partecipare tutte le cittadine con più di 40.000 abitanti, sono stati finanziati solo una decina di progetti in tutta quest'area, nel Varesotto è l'unico progetto che è stato finanziato e devo dire che anche a livello di entità e di importanza è uno dei più meritevoli. Quindi un primo grosso complimento a chi ha saputo mettersi in gioco, a fare rete e a costruire un qualche cosa.